Con l'aiuto del grande condizionamento mediatico che aveva stigmatizzato la sconfitta di Bernie Sanders con un giorno d'anticipo, Hillary Clinton vince le primarie del Partito Democratico, con un vantaggio che le spiana la strada per la consacrazione ufficiale alla convention di luglio a Filadelfia. Ma il senatore del Vermont non si ritira e rende noto che continuerà la sua campagna elettorale in nome della giustizia sociale, economica, razziale e ambientale. In California, lo stato che assegna il maggior numero di delegati nella corsa alla nomination, 4175 più 75 superdelegati, la Clinton ha ottenuto il 56% dei voti contro il 43% dell'avversario, staccato di oltre 400.000 voti. Netto anche il successo nel New Jersey, dove Hillary ha ottenuto il 63,3% dei voti contro il 36,7% di Sanders. Vittoria di misura nel New Mexico con il 51,5% e nel South Dakota con il 50%. Nel Montana, invece, come nel North Dakota, la vittoria di Sanders con il 51% dei voti nel primo stato e un ampio 64,2% nel secondo. Il computo del New York Times vede Hillary in testa con 2.497 delegati contro i 1.663 di Sanders. Per ottenere la nomination ne bastano 2.383. Eppure, martedì prossimo, il vero ultimo martedì, Sanders si batterà per vincere il distretto di Columbia. Salvo evoluzioni giudiziarie dell'ultima ora, i protagonisti delle 58esime presidenziali USA saranno l'eclettico miliardario Donald Trump e la prima donna candidata alla Casa Bianca, che resta pur sempre vulnerabile rispetto alle inchieste sulle sue email. Damasco continuerà a lottare contro tutti coloro che vogliono la fine della Siria. Questo è il messaggio che Bashar al-Assad ha voluto trasmettere al nuovo Parlamento, riunitosi lunedì per la prima volta dopo le elezioni del 13 aprile. Niente dimissioni anticipate quindi per il presidente siriano, nonostante le pressioni provenienti dall'Occidente, dall'Arabia Saudita e dalla Turchia. In questa guerra, dove l'unica opzione ammissibile è la vittoria, pena la scomparsa della Siria, determinati paesi sostengono i terroristi e cercano di fomentare l'odio interrazziale e interreligioso tra i siriani. Tra questi, Assad cita il regime fascista di Recep Erdogan, ideologicamente vicino al progetto dei fratelli musulmani. Ma, afferma il presidente della Repubblica Araba, grazie all'appoggio di Russia, Iran e Cina, il terrorismo verrà sconfitto. E ad Aleppo conclude che le speranze del macellaio di Ankara verranno seppellite una volta per tutte. La polizia svizzera ha confiscato i documenti dell'investigatore privato Josef Resch, autore di un'indagine indipendente sulla catastrofe aerea del volo MH17 della Malaysia Airlines, schiantatosi il 17 luglio 2014 nell'Ucraina orientale. Il materiale raccolto da Josef Resch era stato depositato in una banca a Zurigo. Le forze dell'ordine hanno giustificato il sequestro asserendo che il contenuto dei documenti potrebbe rivelarsi utile ai fini dell'investigazione condotta dalla Procura dei Paesi Bassi. Secondo i giornalisti olandesi, si tratterebbe di scoperte sensazionali. Nel novembre del 2014, il detective tedesco ricevette 30 milioni di euro da un cliente anonimo per stabilire il reale colpevole del disastro aereo e altri 17 milioni per capire quali fossero gli stati interessati nel fallimento delle indagini. Lo scorso marzo, l'abitazione di Josef Resch a Bad Schwartau, in Germania, era stata sottoposta a perquisizione. Dopo Dilma, è ora il momento di Nicolas Maduro. Il Consiglio Nazionale Elettorale del Venezuela ha convalidato 1.300.000 firme per indire un referendum che revochi l'incarico al presidente Nicolás Maduro. Eppure, solo pochi giorni fa, lo stesso Consiglio elettorale, organo dipendente dal Presidente della Repubblica, aveva denunciato la sussistenza di brogli ed errori.
Un altro attacco delle oligarchie finanziarie per la destituzione di un governo democratico e sovrano per destabilizzare l'intero Sud America. Il 12 aprile scorso il Washington Post scriveva: Il Venezuela ha disperatamente bisogno di un intervento politico dei suoi vicini, che per questo dispongono di un meccanismo appropriato nella Carta Democratica Interamericana dell'Organizzazione degli Stati Americani, un trattato che contempla l'azione collettiva quando un regime violi le norme costituzionali. Intanto la tensione sociale si inasprisce e centinaia di manifestanti, guidati dall'opposizione governativa, si sono scontrati ieri con le forze di polizia a Caracas. La Russia non ha rinunciato né al South Stream né al Turkish Stream. Così il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa successiva al quinto incontro dal settembre 2015 con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La Russia, ha precisato Putin, è piuttosto ancora in attesa di una posizione chiara, comprensibile e non ambigua da parte della Commissione europea. Mosca nel dicembre 2014, a causa della tensione politica con Bruxelles, ha annunciato la sospensione del progetto South Stream, che sarebbe dovuto passare attraverso Bulgaria, Serbia, Ungheria, a favore di un nuovo gasdotto verso la Turchia. Tuttavia, il Turkish Stream è stato congelato sullo sfondo dell'indebolimento delle relazioni politiche tra Mosca ed Ankara. Il presidente Putin ha colto l'occasione anche per annunciare che se la Polonia deciderà di non rinnovare i contratti sulla fornitura di gas a lungo termine in scadenza nel 2022, Gazprom offrirà il gas ad aziende tedesche, austriache, francesi o italiane. Ma secondo Putin, potrebbero essere gli stessi israeliani a comprare il gas per poi rivenderlo alla Polonia. La visita del premier israeliano rientra nelle celebrazioni del 25° anniversario del ristabilimento delle relazioni diplomatiche tra Tel Aviv e Mosca. Al centro dell'incontro, lo sviluppo delle relazioni commerciali tra i due paesi e i negoziati per stabilire una zona di libero scambio tra l'Unione Economica Eurasiatica e Israele. Buone prospettive anche per l'agricoltura israeliana, che vedrà aumentare significativamente la propria presenza nel mercato russo. Alla faccia delle sanzioni europee. しかし、今回、日米地位協定を改定しろ。